Carissimi, ben ritrovati, io sono Marco Bocchio e vi do il benvenuto a un nuovo video di AD 1453. Oggi parliamo di nuovo di ordini cavallereschi e lo facciamo con un ordine particolare, da una storia che non si lega alla Terra Santa, sebbene vi nasca, ma si sposta verso nord, verso il Baltico. Stiamo parlando infatti dell'ordine dei cavalieri di Santa Maria in Gerusalemme, o più comunemente noti, l'ordine teutonico. Sigla. Oh, eccoci qua carissimi, stiamo per cominciare la storia di un ordine complesso che ancora oggi può vantare una storia piena di avventure, dalla Terra Santa fino alle terre del Baltico. Beh, oggi trattiamo quindi la storia dell'ordine teutonico. Quando nasce l'ordine teutonico? Nasce in Terra Santa, come detto, durante quel complessa serie di eventi, realtà sociali, politiche, scontro di religione, insomma, che noi conosciamo con il nome di crociate. L'ordine teutonico appartiene pertanto a quella triade di grandi ordini cavallereschi nati, sorti appunto durante questo evento. Gli altri due sono, giusto per citarli, l'ordine templare e l'ordine ospitaliero, che noi oggi però conosciamo col nome di Ordine di Malta. Ora, l'ordine teutonico però, rispetto ai precedenti due ordini, nasce più tardi, nasce intorno al 1190, neanche come ordine, ma come ospedale, come realtà ospitaliera. Da parte di chi però? Di mercanti, provenienti principalmente dalle città della Germania settentrionale. Perché però? Beh, perché per i tedeschi, tutte quelle popolazioni che vivono in quella grande area, chiamiamola così, geografica, che era la Germania, il Sacro Romano Impero soprattutto, era difficile entrare negli altri due precedenti ordini, prevalentemente francesi e in parte anche italiani. Ora, per i tedeschi quindi ci voleva qualcosa che fosse ricollegato alla loro cultura, alle loro tradizioni se vogliamo, e che si distaccasse dai precedenti. E in questo senso nasce questo ospedale in nome della Vergine Maria e che si rifacesse però un animo tedesco. E tale ordine viene riconosciuto dai pontefici. Nel 1191 Clemente III lo riconosce, ma soprattutto è importante sottolineare quello che avverrà nel 99, ovvero quando Innocenzo III, pontefice, ovviamente non solo riconosce l'ordine, ma ne ribadisce anche il valore militare in difesa quindi dei pellegrini e comunque dei cristiani contro le forze pagane o degli infedeli, e soprattutto anche ne riconosce il manto che si compone appunto di mantello bianco e di una croce nera. Ora, l'ordine però rispetto ai suoi, possiamo dire, cugini, ecco, non si lega alla Terra Santa, è presente, continuerà a esserlo anche dopo la caduta di Acri, soprattutto nel regno di Armenia, e sarà presente nel Mediterraneo orientale anche in Grecia, realtà che però scompariranno definitivamente nel corso del XIV e del XV secolo, soprattutto a causa dell'espansione dell'impero ottomano nella regione. Ma l'ordine essenzialmente trova fortuna altrove. E questa fortuna comincia già nel 1211, quando il re d'Ungheria chiama questi cavalieri di tradizione germanica per difendere le aree più orientali del proprio regno, quindi attraverso i Carpazi, l'attuale Transilvania, potrebbe identificarla, contro i Cumani, popolo di nomadi che dominava al tempo le aree che oggi compongono la Romania meridionale e orientale, per spingersi poi anche verso l'Ucraina e la parte meridionale dell'attuale Russia. La difesa di questa terra porta questi cavalieri ad avviare non solo la fortificazione delle zone montanare, ma anche la possibilità di creare un'entità autonoma e indipendente dal sovrano. Sì, ci saranno anche contatti con i pontefici per tale indipendenza, il riconoscimento di tale indipendenza appunto. Ma questa cosa non piace al buon sovrano d'Ungheria e li scaccerà appunto nel 1225. La fortuna vuole che proprio nel periodo in cui, se vogliamo, governa Hermann von Salza, terzo gran maestro dell'ordine, Corrado I chiama l'ordine in difesa dei propri possedimenti contro la minaccia dei pagani prussiani, pagani che già avevano minacciato anche il vescovo cristiano, e pertanto l'ordine è chiamato a sostenere una guerra contro tale realtà.
questa serie di guerre che si concretizzeranno soprattutto negli anni 30 del XIII secolo, quindi in particolare con la conquista di Kulm, che verrà ceduta appunto dal sovrano polacco all'ordine, e poi nel corso degli anni 30, nel 37, quando l'intera area della Livonia, oggi che comprende anche Lettonia e l'Estonia meridionale, verrà conquistata dall'ordine. Ovviamente tali campagne contro queste entità pagane sono favorite anche dal supporto dei sovrani, in particolare della Danimarca e della Svezia, soprattutto anche per la minaccia di pirateria della zona. Qualche anno più tardi troveremo poi uno degli eventi storici più interessanti, soprattutto per il ruolo cruciale dell'ordine nel combattere una realtà cristiana, ovvero tutti quei possedimenti di questa grande città-stato, che poi in realtà è molto di più di questo, data l'estensione dei suoi domini, che è Novgorod. Lo scontro con questo principato russo del nord, l'ultimo che cerca di mantenere un po' l'indipendenza dopo la conquista dei mongoli, delle realtà meridionali russe, è importante. I crociati del nord, chiamiamolo così l'ordine teutonico, si scontrerà con questa entità politica e troverà una cocente sconfitta in quella che è conosciuta come la battaglia del lago Peplus, soprattutto perché la carica dei cavalieri verrà rotta dal sgretolarsi del ghiaccio del lago e questi ultimi finiranno per scomparire nelle gelide acque di quest'ultimo. La storia dell'ordine è costellata pertanto di altre guerre, altre battaglie che non saranno solo esterne contro una minaccia che non sarà più quella di Novgorod, ma dei signori dei lituani, pagani che non si sono sottomessi all'ordine e continuano a mantenere la loro indipendenza e i loro riti non cristiani, quanto appunto anche interna. Infatti, fino potremmo dire al 1260, l'ordine si accontentava dei territori controllati, della conversione degli autoctoni al cristianesimo, in una convivenza semi-pacifica, potremmo dire sempre. Ma proprio in quest'ultimo anno le popolazioni prussiane si ribellano contro l'ordine, cercando di ritrovare l'autonomia, sostenuti appunto dai lituani ancora legati al paganesimo. Questo porterà a una serie di guerre interne, di conflitti, di conversioni forzate, di massacri di civili autoctoni, che vedrà la fine negli anni 80, nel corso degli anni 80 del 1200, e da qui la colonizzazione tedesca di quelle terre, lo spostamento quindi dei tedeschi verso Oriente e quasi a conquistare una seconda volta le aree del Baltico. Tali eventi sono importanti perché nel corso della storia la lettura appunto di queste vicende ha fatto sì che l'ordine prendesse, la storia dell'ordine prendesse una piega oscura, buia, tetra. Questa è una lettura, se vogliamo, un po' moderna, ovviamente, che si distoglie da una realtà più complessa, un'idea in cui questi uomini credevano in Dio, credevano fermamente nella fede e credevano fortemente che quello che stessero facendo fosse giusto. Va di fatto che la conquista della Prussia e della Livonia, l'assorbimento dell'ordine dei portaspada, la creazione di una realtà parallela come quella appunto dell'ordine di Livonia e l'ingrandimento dell'ordine che vedrà prima di tutto la perdita di Acre, ricordiamola, nel 1291, lo spostamento del Gran Magistero a Venezia, quasi a mantenere una realtà mediterranea di legame col mondo appunto meridionale, porterà però il maestro Siegfried a spostare la capitale, il centro dell'ordine, nel nord, nella Prussia, a Marienburg, quasi a identificare queste nuove campagne, queste nuove realtà del nord come centro e base effettiva dell'ordine, abbandonando ogni interesse per quello che era appunto la Terra Santa, sebbene non sia stata abbandonata del tutto, giusto per ricordare. Va anche detto che nel 1308 i teutonici acquisiscono, comunque prendono possesso della città di Danzica, porto fondamentale per i commerci nel Baltico. Proprio a identificare questo atto, ovvero dei commerci, l'ordine durante il periodo del Gran Magistero di Wirnich, del Gran Maestro Wirnich, l'ordine raggiunge l'apice del suo potere e della sua ricchezza, non soltanto appunto perché riesce a tenere testa ai lituani e ai pagani, sebbene mai pacificati, del tutto conquistati comunque,
ma anche perché mantiene ottimi rapporti con l'Allianza Anseatica, città delle Germanie del Nord ricche e che puntano al commercio, e con gli altri regni cristiani, quali quelli di Danimarca, appunto, e di Svezia. Ma, c'è un ma naturalmente, ciò comporta anche l'inizio di un periodo di decadenza. La ricchezza e l'impossibilità di continuare guerre, data la conversione dei popoli dominati dagli, ovviamente, teutoni, porta a un declino, un lento e inesorabile declino dell'ordine, favorito da un lassismo anche degli stessi cavalieri, l'abbandono di regole che continuavano dai tempi delle crociate, simil teutonici, quindi di castità, che venivano a mancare, alcuni comportamenti lascivi, porteranno l'ordine a, possiamo dire, a scontrarsi con quelli che erano i tempi e la realtà della popolazione. Va detto anche che i teutoni provenivano anche per regola dalle famiglie nobiliari della Germania, quindi non proprio degli zotici, che tuttavia comunque mantengono i loro privilegi e il loro prestigio anche quando dovrebbero invece seguire regole canoniche o comunque simil religiose. In questo senso l'ordine poi si scontrerà con una nuova minaccia, ovvero quella degli Jagelloni e dei polacchi, che non ci stanno più alla prepotenza dell'ordine, trovando ormai un retaggio del passato, e tant'è vero che si scontreranno nel 1410 nella famosissima battaglia di Tannenberg, dove polacchi e lituani metteranno la parola fine all'epoca d'oro, così almeno chiamata, dei teutoni. Nel 1411, con la prima pace di Thorn, potremmo dire i teutoni cercano di limitare i danni della battaglia di Tannenberg, ma la realtà è che le popolazioni tedesche, nobili e mercantili che risiedono nelle città, cominciano a prendere atto che l'ordine ormai è in declino e che non è altro che retaggi di un passato ormai concluso. La nascita del Prussianbund, comunque questo pseudo parlamento, potremmo identificarlo in questo modo, porta a nuove rivolte, nuovi scontri dell'ordine, soprattutto con questa nuova realtà polacco-lituana che sembra sostenere l'indipendenza di tali entità e sostiene appunto la loro ribellione contro l'ordine. La seconda pace di Thorn, che metterà fine definitivamente allo scontro tra i teutoni e i lituani, in realtà nel 1466, pace eterna appunto, non è altro che la fine di questa esperienza. Un ordine indebolito, annichilito se vogliamo, che ha perso gran parte dei suoi possedimenti nella Prussia occidentale e rimanendo legato alla più piccola e considerata meno fertile e ricca Prussia orientale. Ma le cose peggioreranno nuovamente quando l'ordine viene secolarizzato, ovvero che il Gran Maestro Alberto di Brandeburgo si converte, e il primo a farlo, dai principi tedeschi, si converte al luteranesimo, al protestantesimo, secolarizzando le proprietà dell'ordine. Ciò avverrà anche nei territori più a nord dell'attuale Lettonia, Livonia e Estonia, ma questo nel corso degli anni 60 del 1500. La perdita dei possedimenti e la fine dell'esperienza nel Baltico sarà un trauma per l'ordine e per i suoi cavalieri, che non scompariranno del tutto. Nel 1527 l'ordine riprenderà a riorganizzare la propria autonomia e potere sotto il Gran Maestro Walter von Kröbeng. E questo è importante, perché ciò sta a intendere che l'ordine non scompare, perde solo la sua autonomia e il suo stato nelle aree dell'Europa del Nord. La protezione degli Asburgo, a cui i cavalieri presteranno giuramento, fa sì che questi possano continuare a esistere, anche perché, non dimentichiamolo, in Germania esistevano quelli che sono i Balivati, territorio e proprietà dell'ordine, sono 12 per essere precisi, e continueranno a sostenere i cavalieri, che nel corso del 1500 e del 1600 continueranno a combattere e a partecipare alle guerre degli Asburgo. Sebbene però l'ordine non muoia, cosa importante da sottolineare, il suo lento e inesorabile declino è impossibile da fermare. Ne è la prova quando negli inizi del XIX secolo, quindi durante le epoche napoleoniche, ne sono rimasti solo un piccolo gruppo, uno sparuto gruppo di cavalieri che non supera la sessantina, o se lo supera è di pochissimo, una sessantina di membri. Cosa succede? Nel 1809, per opera dell'imperatore Napoleone I Bonaparte, l'ordine viene soppresso definitivamente.
In realtà non è anche così, non è del tutto vero anche questo. Una parte dei cavalieri continua a coesistere in Olanda, a Utrecht trova riparo presso un balivato però di fede protestante. Questo è importante perché quest'ultimo continua a esistere sotto protezione degli Orange-Nassau, che sono comunque i sovrani di Olanda. Ma l'ordine cattolico è soppresso definitivamente? No, la risposta è no. In realtà già nel 1805 ci fu il tentativo definitivo di secolarizzare l'ordine e di mantenerlo sotto il totale controllo della famiglia degli Asburgo, quindi pertanto diventare un ordine cavalleresco ereditario o facente parte del prestigio della famiglia appunto d'Austria. E tale avverrà nel 1815 grazie al congresso di Vienna e alla vittoria, se vogliamo così, dei controrivoluzionari. L'ordine rinasce secolarizzato e sotto protezione definitiva della famiglia di Asburgo. Questo lo dà in particolare il fatto che nel corso del XVIII secolo vengono rivisti gli statuti, mantenendo però, attenzione, la, possiamo dire così, regola della nobiltà, solo nobili cattolici. Se ne contano una trentina nel corso del 1830, per poi diventare una sessantina un po' più avanti, diciamo così. Nascono anche una nuova realtà, quelle delle sorelle dell'ordine teutonico, e la casa madre dell'ordine viene spostata in quel tempo a Austria, ma oggi Italia, ovvero a Bolzano. Ora, la storia dell'ordine però in seno agli Asburgo ha anche questa una fine, ed è la fine data dall'ultimo gran maestro, l'arciduca Eugenio d'Austria. Eugenio d'Austria era un uomo che sicuramente si è prestato fino all'ultimo al servizio dell'ordine. Sebbene egli nel 1918, dopo la disastrosa sconfitta dell'impero austriaco durante la prima guerra mondiale, fosse comandante in capo dell'esercito, parte comunque del comando dell'esercito austriaco, in realtà egli non era un militare di grado, comunque di carriera, come potevano essere gli altri, e non apparteneva a quella parte di Asburgo, potremmo dire, legati alla successione al trono. Va ricordato infatti che alla fine della prima guerra mondiale in Austria la famiglia, o comunque i membri degli Asburgo legati appunto alla dinastia, Carlo I che abdicò, furono costretti ad abbandonare il paese e le proprietà degli Asburgo sequestrate dallo Stato austriaco. A Eugenio fu proposto il tentativo di divenire reggente prima che l'impero svanisse del tutto, ma egli rifiutò. E pertanto, sebbene la sua vita sia costellata dal primo abbandonare l'Austria e andare a vivere in Svizzera, poi ritornare in Austria, vivere il nazismo, spostarsi negli ultimi anni di vita a Merano e perfino morire qui, insomma, per poi ritornare nella sua Innsbruck e essere sepolto, come con tutti gli onori, non solo dei nostalgici di Asburgo, ma anche di quelli dell'ordine, va detto che Eugenio nel 1923 rinuncia definitivamente a essere gran maestro dell'ordine teutonico. E qui è importante perché si chiude la parentesi secolare o comunque familiare dell'ordine. Questo è importante perché l'ordine a questo punto potrebbe essersi detto belle che morto. Questo non è del tutto vero. L'ordine del 1929 viene rifondato perché ovviamente era di proprietà, se vogliamo così, tra virgolette, della Chiesa Cattolica, ed esso ritorna. Ma viene rifondato l'ordine in che modo? Perdendo tutto quel carattere di ordine cavalleresco che può essere, potremmo dire così, parte di altri ordini, come ad esempio l'ordine equestre del Santo Sepolcro o l'ordine di Malta. L'ordine viene rifondato perdendo anche, se vogliamo, in parte lo stesso nome, in favore dei fratelli dell'ordine tedesco di Santa Maria di Gerusalemme, o addirittura col titolo tedesco, sarebbe più corretto dirlo, del Deutschen Order. Il problema è che questo ordine, appunto, è un ordine prettamente religioso, e questo si scontrerà però soprattutto nel 1938 con che cosa? Con l'ascesa del nazismo, l'Anschluss, e poi nel corso del 39 l'acquisizione della Boemia e della Moravia definitivamente a parte del Terzo Reich. Il Reich reprimerà l'ordine e lo sospenderà definitivamente, ma se vogliamo dirla così anche, venne ripreso in qualche modo da spiriti esoterici e particolari, quali figure come Heinrich Himmler o lo stesso Hitler, che voleva tutto sommato appropriarsi di un ordine
strettamente tedesco e che ricordasse comunque e mostrasse la potenza della cultura germanica, ovviamente impoveriti di tutti quegli elementi caratteristici del cristianesimo. Tuttavia, questa non è la fine dell'ordine. Nel 1947 l'ordine rinasce di nuovamente, soprattutto perché in Austria vengono abolite tutte quelle serie di leggi che avevano favorito la soppressione dell'ordine. L'ordine rinasce come ordine, ripeto, religioso, nuovamente riprendendo un po' quelli che erano gli elementi della rifondazione del 29. Infatti il Gran Maestro non è più un uomo, un laico, ma un clericale, se vogliamo, un membro della Chiesa. E anche qui si capisce bene la struttura dell'ordine, dove i cavalieri a tutt'cur, cavalieri d'onore, anche perché qui, ripeto, l'ordine attuale perde la tradizione cavalleresca, è un unicum, se vogliamo, nella sua storia, sono gli unici cavalieri d'onore, cavalieri professi che possono portare l'antico manto bianco con la croce, appunto, che si lega alla tradizione dell'ordine, o l'antica tradizione dell'ordine teutonico. Tutti gli altri, i laici in particolare o familiari comunque, non sono cavalieri, non possono tecnicamente fregiarsi del titolo di cavaliere, proprio perché tale titolo non è più effettivamente valido. Sono, se vogliamo, scudieri, per usare un termine un po' vago, un po' generico, e ne dimostra il manto nero con una croce su sfondo bianco, nera, anche qui, molto grande, appunto, da quasi ricordare lo scudo, appunto, portatore dello scudo, che si rifanno a tale ordine. La tradizione vorrebbe addirittura che le insegne, appunto, una croce nera, tipica appunto dell'ordine, dovrebbero essere riconsegnate al Gran Magistero alla morte dello scudiero, potremmo dire, o del cavaliere, se questa non viene portata da quest'ultimo con sé nella bara dopo la morte. L'ordine continua a esistere, è una realtà però non internazionale, esiste infatti, se vogliamo, la sede in Germania, la sede in Italia, esiste una grande in Sicilia, ma in realtà sono sparsi nel nord e soprattutto a Bolzano e nel nord, se vogliamo, legato al mondo austriaco, un legame storico insolubile, ma è importante pensare all'Austria, dove a Vienna continua a esistere il Gran Magistero dell'Ordine. Bene, grazie mille per avermi seguito, io sono Marco Bocchio e vi aspetto a un prossimo video di AD 1453.